Ecco a voi la torta pasqualina. Mettiamo un rotolo di pasta sfoglia in una tortiera, bucherelliamo il fondo e spolveriamo con un po' di pan grattato. Dopodiché incominciamo a riempirla. Io nel frattempo avevo già lessato gli spinaci e conditi con la ricotta e con un pochino di sale e pepe e un po' di parmigiano. Ora riempiamo la nostra pasqualina. Copriamola bene tutto con gli spinaci, poi con un bicchierino formiamo quattro buchi dove andremo a collocare le uova. Ora rompiamo in ogni foro le uova. Ecco, mettiamo l'ultimo uovo. Ora cerchiamo di chiudere e formare un bel bordino, tagliando se necessario la pasta in eccesso. Per ultimo una bella spolverata di mozzarella e in forno a 200 gradi per 25-30 minuti. Ecco la nostra pasqualina pronta per essere gustata e portata direttamente in tavola.